Fondazione Luvi, la felicità Ives prima. Valide prima. Angela prima. Sì. Graziella prima. Visto che sei così spontanea e simpatica, sei la prima, sei la nostra rompighiaccio. Bisogna rompere il ghiaccio. Quanti Sì. anni hai, ce lo vuoi dire? 83 quest'anno. 75 vado per il 76. 82 ne faccio 83. 64 anni. Ti puoi descrivere con tre aggettivi? Descriviti con tre parole. Ma penso di essere una persona abbastanza socievole, abbastanza buona, perché non ho contrasti con nessuno, sono una chiacchierona, quello è vero. Sono testarda, lavoratrice e molto sensibile. Oggi sono allegra, Simpatica, diretta, io dico quasi sempre quello che penso e credo di avere il dono della comunicazione. senti, quella cosa più personale, quando ti dico felicità, cosa ti viene in mente? La felicità l'ho avuta per quasi tutta la mia vita, perché mi sono sposata giovane, ho avuto un marito che mi voleva bene. Non è perché è morto mio marito non sia stata felice, sono andata avanti per la mia strada. Ecco, col passare degli anni, con i figli che hanno la loro vita, si sono sposati, hanno le loro volte, i loro figli. Io adesso che sono tutti grandi mi sono trovata un po' sola, però ho trovato una grande amica che era Valide. La mia famiglia che ho avuto dopo ragazza, marito e figli. Sì, io sono stata una donna felice, ho 5 figli e sono stata una mamma acuita, che l'ho acuita tutti e 5. Li ho sposati, sono felice di avere i figli, ognuno a casa sua, sistemati. Sono felice che ho 9 nipoti, che tutti sono grandi, la più piccola ha 22 anni. Sono nonna, sbinonna di due gemelle più un bambino e sono felice perché i miei figli mi vogliono bene tanto e io acquisco loro. I viaggi, adoro viaggiare. Io sono stata felicissima viaggiando per gli incontri, per i posti che ho visto, tante cose. Ancora è la cosa che più mi piace fare. La felicità è stare con la mia famiglia e i miei amici. Mi rende felice anche i miei figli, eh? Quelli poi sono al primo posto. Poi incontrarmi con le amiche, io ho molte amicizie. Quando sono felice, scherzo, rido, chiamo, guardo la televisione, giro per la casa e sono felicissima, mi sento essere così viva. Per me la felicità è viaggiare. Tu quale consiglio daresti a un giovane oggi per essere felice? Secondo te cosa serve oggi a un giovane? Cosa gli servirebbe? Un problema, perché i giovani al giorno d'oggi hanno tutto, ma non sanno apprezzarlo, secondo me, di studiare e poi il lavoro. Studiare, poi il lavoro e amicizie. Di apprezzare quello che hanno senza continuare a ricercare questa felicità che secondo me è fatta di brevi attimi e spesso non ci accorgiamo quando siamo felici. Sinceramente, non hanno più quell'affetto come una volta di famiglia, perché la famiglia paga i figli con i soldi, le lasciano andare, ma non è una cosa giusta. Questi bambini si devono tirare a se stessa di tenerli vicino, di darci, quando si fa pranzo, si dovesse parlare non il computer oppure il telefono, perché non hanno più affetto questi bambini, non c'è più disciplina. Ci sono ancora i ragazzi bravi. Non possiamo dire che sono tutti uguali, però non c'è disciplina in famiglia. Avete fame, ragazzi? Cosa avete fatto a scuola? Allora, rispondete. Ascoltate le nonne, quello che vi dicono.
Basta! Datemi c'è un applauso. Anche tu. Sì. Grazie. Brave bambine. Anche tu? No? Basta, basta. Su. Su. Dai. Mi dite il nonno? Tu lo sei nonno. Basta. Ubbidite il nonno. Su, faccio una cattiva. Su, dammelo. Ti do una sberlettina. No. Su, fai la brava. Su. Anche tu, vai. Non fare finta di niente. Dammi. Su, svelta. Sì, sì. Sì, sì, sì. Ragazzi, adesso la preghierina, in nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo del cibo che ci dà Gesù. Ora la nonna vi dà la merendina. Siete più felici, ragazzi, senza cellulare? Oh, no. No, assolutamente no. No, non è possibile. È la disciplina che deve esistere quando siamo a tavola. E quando siamo fuori della tavola, brava, ci vuole rispetto. Io ho dato schizzi di felicità perché mi ha dato questo lavoro nuovo. Gioia, felicità e allegria. Il sole che brilla, il sole che brilla, brilla di felicità, no? Ho disegnato i fiori. Mi leggi cosa hai scritto? Vi voglio bene. E qui sono tanto felice. Ho fatto una specie di capanna perché ho il mio desiderio di essere in campagna, in montagna e poter camminare scalza sul verde, sulla natura. È un desiderio grande che ancora non l'ho potuto realizzare. Speriamo che prima che vado via ci arrivo a andarci. Me lo fai vedere? Sì. E cosa c'è scritto? Voglio tanto bene. È la mia natura. Io ho scritto semplicemente una passeggiata in montagna dove ho scritto io, i nonni e il mio cagnolino. Dimmelo. Felicità, felicità e amicizia. Amicizia. Allora, in questo istante io sono felice stare con voi perché siete persone gentilissime di un grande cuore. Oggi sono contentissima perché sono in compagnia. Amo la natura perché sono cresciuta nella natura. Queste giornate qui sono molto felice. Con il mio dolore qui sto bene. Ho tanto amore dei miei nipoti. Vivo per loro. La mia vita di persona sola la combatto con amicizie e sorrisi con i miei figli. Con la musica della radio, con le passeggiate al sole, con i viaggi in Toscana, precisamente Pisa. Ho un figlio, vado a fare passeggiate con lui al sole, sono felice perché lo vedo poco e quindi me lo godo. A Milano ho un altro figlio che viene una volta a settimana e le preparo per i pranzetti. La felicità è un sorriso di un bimbo che gioca allegra in un bel prato fiorito, è una persona anziana che si aiuta a attraversare la strada. La felicità è un momento necessario dell'essere umano. Sta a noi, nell'arco della quotidianità, coglierne il momento buono. La felicità è saper godere delle piccole cose che si hanno e sapere che i nostri cari e amici godano di buona salute. Siamo soli e ci annoiamo, allora con le amiche e gli amici viaggiamo, così possiamo ammirare la natura. Allora non siamo più sole e pensiamo ai nostri figli, sentiamo musica, balliamo riscaldati dal sole. Così siamo felici e la noia passa. Per me la felicità è come un ECG, con punte altissime e momenti più tranquilli, meglio se si è innamorati. La felicità per me è stare in compagnia con le amiche, allegre per sorridere e ballare, ascoltare la musica in mezzo alla natura. La solitudine e la noia si combatte con le amicizie sincere. Viaggiare con le amiche per sorridere, ammirando la natura che ci circonda. Il sole che ci riscalda il cuore. Stare con i figli ascoltando la musica che ci
porta a ricordare tempi felici e ci toglie dal cuore noia, solitudine e ci dà felicità. Cosa provi oggi? Felicità. Oggi è una giornata bella, dispensierata, abbiamo ballato e sorriso assieme. Oggi ho trascorso in cascina brandizzata un'emozione molto intensa. In questa giornata felice mi ricorda una giornata al mare. E la barca si chiama? Amore. Sulla stessa mattonella, no.